Perché l'uomo dal misticismo passa al materialismo, dal materialismo passa al romanticismo, dal romanticismo passa al verismo e così via? Perché l'uomo segue il gioco dei contrari e quindi di illusioni che si rincorrono. Raggiungere la liberazione interiore significa comprendere il gioco dei contrari, che dall'intimo dell'uomo si propaga alla società, alla storia, alla cultura, perché la società, la storia, la cultura, il pensiero sono formati dall'intimo dell'uomo. Non sono influenze che vengono dall'esterno, ma dall'interno di ognuno di voi che forma la società. La liberazione nel presente è quindi uno stato di coscienza ed è una possibilità che ciascuno ha sin da quando ha consapevolezza di se stesso.